pomeriggio care amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, a scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, ma soprattutto di mettere il vostro like ai miei video se vi piacciono. Ultimamente sono sempre sopra i 1000, sopra i 2000, quindi siamo nel periodo di fine stagione, fine campionato. Il Milan, al Milan mancano 3 punti aritmetici per chiudere la questione, diciamo sempre favorito anche dalla penalizzazione alla Juventus. Ma l'altro giorno il collega Luca Serafini diceva giustamente: si parla molto delle pene, ma non si parla mai dei reati. Quindi d'accordo, la Juventus penalizzata, ne ha approfittato il Milan, ne possono approfittarne l'Atalanta e la Roma. Si parla sempre della pena, meno 15, no, diventati meno 10, dovevano essere meno 5 secondo le istanze del club bianconero. E però si parla sempre meno dei reati e si parla molto delle pene. Quindi il Milan non è che ne approfitta. Si vede che la Juventus ha commesso delle cose non giuste, dei reati, e quindi è stata penalizzata. Il Milan ne ha approfittato, ma come hanno approfittato alla stessa Inter, perché lotta col Milan, perché la fortissima Inter finalista di Champions, ci sono 2 punti a dimostrazione che il Milan, visto che si è sempre considerata la rosa dell'Inter nettamente superiore, il Milan ha fattuato dei miracoli oppure l'Inter è andata molto male. E quindi però intanto anche l'Inter si sta avvantaggiando del discorso Juventus, come Atalanta e come Roma. E quindi sì, il Milan fra le prime 4, noi siamo onesti dopo le penalizzazioni contro la Juventus, ma non è ancora in Champions League, deve portare a casa 3 punti, ci proverà subito contro la Juventus. C'era qualche dubbio di formazione, ecco, un dubbio lo posso già togliere a tutti noi, e me lo tolgo anch'io, cioè a livello tattico il Milan giocherà con il solito 4-2-3-1, c'è il dubbio a destra, ma non c'è il dubbio che Diaz sia dietro Giroud, con a sinistra Leao, poi parleremo di Leao, dietro di lui Tonali, stavo dicendo Bennacer per abitudine, purtroppo no, devo abituarmi a non dirlo per ancora qualche mese, Tonali, Krunic, Ciao è favorito, dovrebbe giocare lui di fianco a Tomori, che è in crescita in questo finale di campionato, a destra Calabria, capitano, a sinistra Teo, in porta Mignan, al centro a dirigere tutta la difesa, di solito è il difensore centrale a dirigere, nel Milan c'è molto di Mignan, e non ho ancora chiuso i dubbi sulla fascia destra, ma penso che Messias sia favorito, almeno questo arriva da Milanello, chi era oggi, i colleghi che erano là, Messias favorito su Selemakers. Quindi questa la formazione che affronterà arbitro signor Mariani domenica alle 20:45, domani alle 13:45, un po' in anticipo rispetto al 14:15, 14:30 tradizionale, conferenza stampa di Stefano Pioli. Stefano Pioli che, come abbiamo detto fin da qualche video fa, tanti video fa, non ha mai rischiato nulla, c'è grande stima da parte della proprietà, da parte di Paolo Maldini e di Ricky Massara, quindi non si tocca Pioli. Pioli avrà commesso degli errori, errori che non gli hanno impedito di guidare una squadra, di risollevare una squadra totalmente in crisi a gennaio, è riuscito a risollevarla, a portarla fra le prime 4 squadre d'Europa e è vicino, mancano ancora 3 punti, ad arrivare fra le prime 4 squadre d'Italia e dunque qualificarsi per la prossima Champions League, per i gironi di Champions League. È stata un'opera meritoria perché per la prima volta lui e la squadra si sono trovati ad affrontare un mondiale messo lì in mezzo, ad affrontare una crisi brutale a gennaio e superarla, ad affrontare la gestione tardo inverno
inizio primavera, la gestione con un Milan che doveva cercare di non perdere punti in campionato e andare più avanti possibile, il possibile in Champions League. Quindi andiamo a valutare tutto, si poteva fare di più? Forse sì, ma vista la situazione, ripeto, la novità della stagione, questo doppio impegno, purtroppo si è coniugata questa difficoltà con una rosa che ha aiutato pochissimo Stefano Pioli. È chiaro che poi anche lui ha fatto fatica e continuando a decidere, trovando le soluzioni, arrangiandosi a volte, signori, secondo me comunque, per esempio, è stata una mossa geniale quella dei dieci giocatori a Bologna prima di Napoli-Milan, perché poi si è capito l'importanza di avere giocatori freschi a Napoli-Milan. Questo è stato un colpo di genio in una partita poi che ha permesso al Milan di portare a casa un pareggio, ma che gli va stretto, perché senza il mancato, ci fosse stato l'intervento del VAR, il Milan avrebbe usufruito di un sacro e santo rigore e si parlava oggi d'altro. Però ogni squadra, io sono molto onesto, ogni squadra avrà da recriminare qualcosa, però parlando della partita di Bologna dove il Milan mette 10 alternative, ebbene, con le 10 alternative ha giocato una superba prestazione, una delle più grintose, una delle più determinate, una delle più orgogliose. Il titolo parla di 170. Cosa sono? Sono i milioni che una squadra deve esborsare per prendere Leao. Leao che stiamo tutti molto calmi. Qualcuno adesso mormora che non firma perché il Milan non è ancora in Champions League. È già tutto fatto, già tutto sistemato. Si tratta semplicemente, a livello mediatico, di comunicarlo. Al Milan ha ritenuto che alla vigilia della partita contro la Juventus non fosse il momento più adatto e ha deciso così di spostare questa comunicazione ufficiale la settimana prossima. Se volete strapparmi lunedì, martedì, mercoledì, tutti i giorni sono buoni. E torniamo ai 170 milioni, perché i 170 milioni sono limitati nel tempo, validi per il mese di luglio, giustamente per il mese di luglio, perché non può presentarsi una squadra a il 28 di agosto con 170 milioni, perché poi il Milan cosa fa? È luglio, perché il Milan così può eventualmente reinvestirli. Se sempre è una squadra può eventualmente organizzarsi per strategicamente, a livello di strategie, trovare 170 milioni per Leao. Visti i costi di tanti giocatori, e parliamo sempre della bulimica Premier League, 170 ci stanno tutti, e il Milan dice sì, io posso perdere Leao, però rifaccio mezza squadra prendendo dei grandi campioni. Mi sembra giusto la strategia del Milan, e dunque Leao che la settimana prossima non firmerà. La settimana prossima ci sarà l'ufficializzazione del rinnovo che già anche dai colleghi della Gazzetta è stato già indicato come già avvenuto. Io non lo so, ma ne sono convinto anch'io. Si tratta semplicemente di comunicarlo con una bella nota scritta, è tutto lì. Per quello che riguarda i giocatori, avete visto, ogni giorno ne esce uno nuovo, datemi retta. Oggi la situazione è Kamada, bene, è un giocatore molto caldo. Loftus-Cheek è l'altro giocatore molto caldo, per il resto è tutto in divenire. Ogni giorno ne esce uno, rimane vivo per un giorno e mezzo e poi scompare. Cercate di seguire quello che vi dico, perché se vi dico, ma senza usare toni trionfalistici, mi sembra il caso che chi mi segua
possa avere le verità o perlomeno le mezze verità che può regalare un mercato. Quando mi dico Loftus-Cheek e Kamada seguiteli, vuol dire che sono da seguire, sono vicine. Le altre trattative tutto può essere. Io credo sempre un po' in Zegrova, il giocatore, ma è una mia sensazione, non ho certezze, mentre per quello che riguarda l'attaccante in questo momento non ho la più pallida idea. Ho letto oggi di Arnautovic 10 milioni, che il Milan tiri fuori 10 milioni per Arnautovic, lo devo vedere io, e adesso vedremo quali potranno essere gli attaccanti plausibili. Non credo Firmino per il costo, sono quelli che più dicono, piuttosto quelli che dicono sì, ogni tanto esce Scamacca, potrebbe essere una soluzione in prestito, ma non da attaccante titolare al Milan. Scamacca da terzo, come Arnautovic da terzo, l'attaccante vero, il cannoniere, per adesso non vedo nomi, si insiste molto su Opendama, non ho riscontri su questo giocatore. Non avendo riscontri, quando io ho un riscontro come per Loftus-Cheek e come per Kamada, ve li dico. Se non ho riscontri, non dico che non sia vero, non ho riscontri, e non essendo riscontri, questo è il mio canale YouTube, voi siete i miei followers, non avendo riscontri non oso dirvi andiamo a seguire. Questa settimana sono usciti Openda, è uscito Milinkovic-Savic, sono usciti due argentini, è uscito oggi Frattesi, che il Milan spenda 40 milioni per Frattesi quando può prenderne per 20-25 Loftus-Cheek, anche se è italiano, non lo so, piace molto, piace, nessun trattativa, nessun sondaggio, nessun contatto, ma piacerebbe l'idea, e piacerebbe anche a molti tifosi del Milan l'idea di El Shaarawy. Questa la situazione in questo venerdì antivigilia dell'ultima partita in trasferta del Milan, e in trasferta il Milan deve certamente, l'anno scorso è stato splendido, migliorare il suo rendimento. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella.